Buongiorno, diamo un aggiornamento della situazione. Alle ore 9 si sono completati tutte le, sono state completate tutte le verifiche ed è iniziata l'operazione di parbuckling ufficialmente. Tutte le cose funzionano, ci sono 11 tecnici nella sala di controllo, vari ingegneri, c'è anche una donna, un ingegnere tedesco che ha curato la parte elettronica, che seguirà l'operazione fino alla fine. Ho parlato con Nick, il quale andrà avanti. Attualmente il tiro è sulle 2000 tonnellate. Diciamo che dobbiamo verificare il comportamento del relitto passo passo. Noi abbiamo fatto certe ipotesi, naturalmente vogliamo verificare che il relitto si muova e risponda secondo le nostre ipotesi. Quindi abbiamo telecamere subacquee che verificano quando avverrà il distacco, come avverrà, e il modo di muoversi del relitto deve corrispondere a quanto ipotizzato, perché dobbiamo avere il relitto alla fine posizionato in una definita area delle piattaforme che lo accoglieranno. Quindi per arrivare a quel punto deve seguire una certa traiettoria che noi abbiamo ipotizzato, e questo sistema di tiro e di controllo permette aggiustamenti anche, quindi, perché è un sistema di tiro che singolarmente ciascun elemento può essere modificato, quindi se vedremo dei comportamenti che non conducono alla posizione finale aspettata, abbiamo modo di fare delle correzioni. Naturalmente il tutto va fatto a step e verifica, e procediamo.